Cioè, un po' arrivare lì, mi sembra voleva arrivare lì, gioco da volevo arrivare lì. Cosa ne pensi delle criptovalute? È una ed è interessante, però adesso siamo e allora insomma bisogna starci attento, poi usa un ammontare di energia pazzesca. Questo è un elemento importantissimo. E se manca la corrente cosa fa? Cioè, a me, io ho dei dubbi. Naturalmente la tecnologia blockchain è più generale che usarla solo per la moneta, quindi quella tecnologia lì è sound, però è insomma solida, però è come giocare ad azzardo, nel senso che il banco vince, no? Bravissimo. Come si protegge dalla speculazione. No, su questo è un tema importantissimo. Infatti, da allora poi ovviamente adesso era solo una nota, no? Su questa moneta che ha creato allora. Però poi cosa è successo? Che Bitcoin, io non so cosa ne pensi tu, ma ritengo che sia ancora ampia, sia l'unica veramente un po' decentralizzata. Ancora da capire quale sarà poi la sua evoluzione, così come in fondo dopo 14 anni di blockchain. Sì, la tecnologia è ottima, ma magari facciamo scegliere agli esperti in database se meglio usare la blockchain o un database relazionale tradizionale, ecco, perché adesso se ne stanno occupando quelli del marketing dicendo bisogna usare la blockchain, aspetta, chiediamolo ai tecnici, no? E soprattutto la cosa con cui io combatto da ormai tanti anni, beccandomi del boomer, che boomer non sono, sì, neanche generazionalmente peraltro, ma magari il boomer cioè dell'antico, che figuratevi uno che sperimenta tutto nel digitale, può essere poi anche 120.000 anni, ma non è antico sicuramente nel digitale, che a volte mancano questo tipo di conoscenze. E combatto contro questa hype, detto in inglese, cioè questa super percezione. Lo stesso tipo di hype dell'intelligenza artificiale. Yes, soprattutto adesso che vengono spacciati per esperti di intelligenza artificiale o per esperienze di intelligenza artificiale dei prompt, quando dietro c'è pedalato. E quindi sì, però questo qui dietro c'è gente che perde soldi, i ragazzi che giocano d'azzardo, il mondo è un mondo molto pericoloso, poco controllato, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Il consiglio da offrire, wallet fisico o digitale? Guarda, il problema sai qual è? Io direi che di sicuro non c'è nulla, no? Qualunque informatico di certo, di sicuro al 100% non c'è nulla. Il problema è che certo che è meglio fisico, se proprio devi avere un wallet, perché così è disconnesso, un fisico è disconnesso, però in fondo quel chip si può rompere, o peggio ancora, può essere compromesso alla base.